Ludwig van Beethoven nacque a Bonn in una famiglia di musicisti di corte dell'elettorato di Colonia. Suo nonno, di cui egli portava il nome, era maestro di cappella e basso solista alla corte del principe elettore. Il padre, Johann, era tenore di corte e insegnante di musica di modesto talento. Johann sposò la vedova Maria Magdalena Laim il 12 novembre 1767. Ebbero un primo figlio nel 1769, che visse solo 6 giorni. Il secondo figlio fu Ludwig, battezzato il 17 dicembre 1770. La Germania dell'epoca non era ancora unificata e il Principato di Colonia era uno stato dell'Ovest tedesco nella Renania cattolica. Dalla metà del 300 l'arcivescovo e governatore del Principato era anche uno dei 7 elettori dell'imperatore del Sacro Romano Impero. Ma dalla metà del 400 la città di Colonia divenne indipendente e la capitale del Principato omonimo fu Bonn. Dal punto di vista ecclesiastico, la diocesi di Colonia si estendeva anche a parte del Belgio e ciò spiega il fatto che il nonno fiammingo di Beethoven si sia trasferito in Germania. L'infanzia e l'adolescenza di Beethoven non furono, come si suol dire, felici. E ciò spiega, secondo molti, alcuni tratti della sua arte e certe tendenze conflittuali del suo carattere. Il matrimonio dei suoi genitori fu contrastato da entrambe le famiglie d'origine, mentre le capacità artistiche di suo padre erano molto inferiori a quelle del nonno. Per cui l'ammirazione di Beethoven andava soprattutto al vecchio Ludwig, originario di Malin, o Mechelen, e morto nel 1773, che era riuscito ad ottenere il posto ambitissimo e fonte di reddito ampio e sicuro di maestro di cappella. Un visitatore ricorda che nel 1823 il ritratto del nonno aveva un posto d'onore nell'appartamento dell'ormai famosissimo Beethoven. Ludwig cominciò lo studio della musica intorno ai 4 anni e mostrò una precocità tale, con capacità di improvvisazione, che il padre riteneva di poterne fare un nuovo ragazzo prodigio come Mozart. L'eccessiva severità del padre e la sua progressiva tendenza all'alcolismo, la freddezza che i biografi attribuiscono alla madre, resero, come detto, l'infanzia di Beethoven difficile se non traumatica. Da adulto, Beethoven non parlava mai della sua prima giovinezza, che nei rapporti sociali fu abbastanza solitaria e introversa, come riferiscono i contemporanei. Ludwig si esercitava lungamente, soprattutto al pianoforte, e, nonostante le sue capacità di improvvisazione, non aveva lo stesso profilo del Mozart bambino e quindi non divenne un concertista precoce e famoso. Ma già nel 1784, a 14 anni, fu nominato organista di corte aggiunto a Bonn, con un salario fisso e uno status sociale riconoscibile. La figura principale nella formazione giovanile di Beethoven fu il compositore Christian Neefe, un tedesco di famiglia protestante che era organista di corte a Bonn. Neefe era vicino alla massoneria, aveva un forte anelito di saldezza morale e, oltre a impartire a Ludwig lezioni di composizione, lo indirizzò verso gli ideali illuministici. Le prime composizioni di Beethoven vennero scritte sotto la guida di Neefe e risalgono al periodo 1782-85, quindi quando Ludwig aveva tra i 12 e i 15 anni. Quasi sicuramente la prima opera composta da Beethoven, e certamente la sua prima opera pubblicata, furono le variazioni su un tema di Dressler, pubblicate nel 1782 a Mannheim e dedicate alla contessa Felicita Wolf Metternich, anch'essa allieva di Neefe. Thank you.
Beethoven compose tra l'82 e l'83 e pubblicò anche tre sonate per pianoforte dedicate all'arcivescovo elettore Massimiliano Federico. La pubblicazione non destò interesse e fu anche stroncata da una rivista musicale.
Non furono quindi pubblicati il concerto per pianoforte e i quartetti per pianoforte e archi composti nel 1784. Questo iniziale insuccesso, la morte del protettore della sua famiglia, l'arcivescovo e principe elettore Massimiliano Federico, i problemi familiari con la morte della madre Pertisi e l'aggravarsi delle condizioni del padre, provocarono un arresto nella produzione di Ludwig, che riprese a comporre solo alla fine del 1789. Con la ripresa della sua attività creativa, all'inizio degli anni 90, si affermò anche come pianista di indiscusso valore. Per quanto riguarda la formazione intellettuale di Beethoven, gli ideali illuministici moderati furono da lui assimilati anche in virtù delle tendenze politiche ispirate al dispotismo illuminato dell'imperatore Giuseppe II che i principi elettori avevano infuso nella vita del principato. Il nuovo principe arcivescovo Massimiliano Francesco d'Asburgo, che era figlio dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria e fratello degli imperatori Giuseppe II e Leopoldo II, confermò e ampliò l'illuminismo moderato del suo predecessore. Dell'illuminismo che Beethoven respirò a Bonn, egli valorizzò e rimase sempre fedele agli aspetti di moralità categorica kantiana e a un certo umanesimo laico, tendenze che erano d'altronde diffuse negli intellettuali dell'intero mondo tedesco, e ciò assieme a una moderazione politica e rispetto del potere costituito. Beethoven amava anche gli eroi schilleriani, espressione di una monarchia illuminata e anti-assolutista. La fiducia nell'idea di un redentore aristocratico o eroico rimarrà sino all'ultimo un elemento chiave del credo beethoveniano. Anche se in seguito la venerazione di Beethoven per i governanti illuminati ideali lascerà il posto ad un processo di disillusione nei loro confronti. Ma ciò avverrà solo in età matura. Ma per tutta la vita Beethoven rimase saldamente guidato da una consapevole fede nei principi della libertà politica, della ricerca di perfezione personale, della moralità di comportamento. La sua devozione per l'arte e la bellezza e l'accettazione dei concetti chiave dell'illuminismo, virtù, ragione, libertà, progresso, fratellanza universale, contribuirono forse, come scrive Solomon, a contenere le forze dirompenti dentro di lui, generate da situazioni infantili, dalle difficoltà psicologiche degli anni dell'adolescenza. Tali forze, tuttavia, non potevano essere totalmente represse. Non si può fare a meno infatti di notare il lato conflittuale del carattere di Beethoven negli anni dell'adolescenza. Egli stesso, in quegli anni, scriveva e parlava di sé come spesso sofferente di malinconia, dotato di un temperamento ostinato e passionale, con occasionali momenti di caparbietà e irrazionalità. Nota ancora Solomon che ancor più dolorosa era l'incapacità del giovane Beethoven di stabilire una relazione affettiva con una donna, in parte forse perché era invariabilmente attratto da donne legate o impegnate con altri. Nel corso della sua vita sarà ricorrente l'elemento dell'intensa passione per l'irraggiungibile. L'immaginazione di Beethoven fu particolarmente colpita anche dall'utopica ode, Inno alla gioia, pubblicato da Schiller nel 1786, in cui si esaltava l'ideale di una umanità unita da vincoli di amicizia e di gioia. Il desiderio di armonia e riconciliazione fu anch'esso uno degli ideali che animarono l'intera vita di Beethoven. Negli studi scolastici Beethoven non brillò per impegno e capacità, risultandogli ad esempio del tutto estraneo alla matematica. Non frequentò l'università e la sua cultura fu, scrive Solomon, da autodidatta. Egli preferiva letture insaziabili, in edizioni divulgative, delle opere dei maggiori pensatori, esperienze dirette e stimolanti nel mondo della poesia, del teatro e dell'opera lirica, e soprattutto discorsi e conversazioni con gente d'ingegno in un ambiente piacevole. In un salotto, così come in una taverna, in un palazzo o al caffè. Egli rimase un forte lettore fino agli ultimi anni della sua vita. Musicalmente, Bonn era una Vienna in miniatura dove si potevano ascoltare opere di autori di diversa tradizione. I primi lavori di Beethoven riflettono quindi un ampio eclettismo, senza grandi sforzi innovativi però.
Le sue composizioni di questo periodo, cioè fra l'89 e il 92, più di 50, coprono tutti i generi in voga all'epoca. Sonate, variazioni e concerto per pianoforte, musica da camera, musica vocale, musica da scena. Tra queste produzioni, scrive Solomon, l'ottetto, che poi divenne opera 103, il rondino e il trio per pianoforte, flauto e fagotto, che rimasero non numerati, rivelano tutte una notevole influenza mozartiana ed erano quasi sicuramente destinate all'intrattenimento della corte. Dato che, durante i pasti, il principe elettore Massimiliano veniva regolarmente intrattenuto, così come suo fratello l'imperatore Giuseppe, da una piccola banda composta da due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti. L'ottetto e il rondino sono appunto strumentati per un tale raggruppamento. L'ottetto è un pezzo divertente e piacevole, con un andante appena soffuso di malinconia, un aggraziato minuetto e un allegro finale. Il rondino era stato forse concepito come finale dell'ottetto. Thank you.
Negli anni successivi Beethoven compose soltanto pochi pezzi per fiati soli, poiché era probabilmente insoddisfatto delle potenzialità di questo genere musicale. Le possibilità nell'ambito delle variazioni erano ben più vaste, ma la ricerca del piacere nella musica di corte, unita alla teoria musicale illuminista, incoraggiavano lo sviluppo di uno stile di variazione alla moda, quello cosiddetto galante, caratterizzato da un piacevole ma superficiale ricamo sul materiale tematico. Le variazioni di Beethoven e di Bonn si rifanno in gran parte a questo stile predominante. In questo periodo Beethoven ne produsse diverse, fra cui spicca soprattutto la brillante serie di variazioni su Venni amore di Righini, che alcuni tra i primi studiosi di Beethoven pensarono erroneamente fosse stata interamente ricomposta prima della pubblicazione avvenuta a Vienna nel 1802.
Nessuna sonata del periodo di Bonn viene considerata un caposaldo nello sviluppo di tale forma musicale. Tali lavori sono essenzialmente esempi di imitazione di composizioni contemporanee nello stile della sonata classica e vengono ascoltati nella speranza di potervi intravedere una traccia del Beethoven maturo, un motivo utilizzato in un pezzo successivo, un accenno della futura grandezza. Anche se si ritiene che Beethoven abbia avuto una preferenza assoluta per la musica strumentale, la metà delle composizioni del periodo di Bonn e anche dell'intera produzione di Beethoven è fatta di composizioni vocali. I suoi leader di questo periodo reggono bene il confronto con quello dei contemporanei, sebbene, come la maggior parte dei leader preromantici, pochi siano entrati a far parte del repertorio moderno. Sono interessanti di questo periodo la elegia per la morte di un barboncino e il lamento. In tutti questi lavori Beethoven rimase entro i moduli espressivi musicali tradizionali. Le composizioni di Bonn vanno raramente oltre una emotività superficiale, forse proprio perché corrispondono armoniosamente agli ideali del sereno principato nel quale erano state create. Un tranquillo estetismo che esaltava la bellezza astratta e amava la costante ripetizione di modelli e forme piacevolmente prevedibili. Fanno però eccezione le due cantate, quella per la morte dell'imperatore Giuseppe II e quella per la elevazione al trono imperiale di Leopoldo II. Composizioni che rivelano l'esistenza, anche in questo primo periodo, di molti di quei tratti rivoluzionari che avrebbero poi costituito la base dello stile di Beethoven dopo il 1800, il cosiddetto stile eroico. Beethoven compose le due cantate su incarico del Circolo Illuministico di Bonn. Ironia della sorte, nessuna delle due composizioni fu poi mai eseguita durante la vita di Beethoven e Beethoven stesso non richiamò l'attenzione del pubblico su di esse né le propose successivamente per la pubblicazione. La musica rimase sconosciuta sino alla riscoperta di alcune copie delle partiture in un'asta nel 1844. Numerosi motivi, passaggi e idee drammatiche della cantata per Giuseppe II, che è la migliore delle due, ricorrono nelle sinfonie del periodo centrale, eroica, la sesta e la settima. Sul piano musicale le cantate sono la testimonianza del fatto che Beethoven portasse a compimento, a sublimazione, lo stile melodico classico di Mozart e Haydn, con forti elementi di originalità, come le sottolineature orchestrali, i contrasti dinamici, gli improvvisi pianissimo o fortissimo, e soprattutto la comparsa dello speciale tipo di melodia assoluta di Beethoven, caratterizzata da ampi ritmi, raggruppamenti di 8 battute, chiare curve melodiche e movimenti diatonici senza sospensioni. Le cantate di fine Settecento risentivano sia dell'influsso illuministico, poiché erano degli inni non sacri per celebrazioni pubbliche, a cui lo spirito della Rivoluzione francese aveva aggiunto un'esplicita funzione ideologica e morale, la quale sarebbe in seguito divenuta una delle caratteristiche delle composizioni cosiddette pubbliche di Beethoven. E la morte dell'eroe, un tema che sarebbe diventato una componente fondamentale del lessico beethoveniano, era fra gli argomenti centrali della musica rivoluzionaria francese.
Ma la forma della cantata, di struttura poco rigorosa, era sufficiente per assumere atteggiamenti ideologici ed esprimere sentimenti diretti, risultò tuttavia inadeguata per l'esplorazione dei concetti di eroismo o di tragedia. Per cui questi elementi iniziali di stile eroico rimasero in incubazione in Beethoven per una decina d'anni, mentre in questo lasso di tempo egli svilupperà un bagaglio tecnico e formale necessario per esprimere adeguatamente nuovi contenuti. Perciò Beethoven doveva ora, anche se tardivamente, assimilare la tecnica del contrappunto e le forme stilistiche della scuola viennese. Nel novembre 1792 Beethoven partì per Vienna, dove, su richiesta del principe elettore Massimiliano Francesco, il grande Haydn aveva accettato di impartirgli lezioni di composizione. Thank you.